Welcome to BBC Learning Zone on BBC Two. And programmes in the early hours this morning focusing on languages and travel. An Italian flavour this morning, and later at 5:30, an insight into the life and culture of the country from a child's point of view. But first, Talk Italian is a short course for absolute beginners, covering the basics in a straightforward way. So if you're off on your holes to Italy this summer, this could be just what you need. In this programme, we visit the dazzling Puccini Opera Festival. We explore marble quarries made famous by Michelangelo. And we get to know students in the university city of Bologna. Ciao! Buongiorno! Come sta? Bene, grazie. E lei? Ciao! Hello! Buongiorno! Good day! Greetings are important to Italians. They oil the wheels of everyday social contact and make life a little richer. There are no rules about kissing. People do what feels right at the time. Ciao is the most relaxed greeting and fine at any time of day. Ciao! The more formal buongiorno is for mornings and early afternoon. Buongiorno! Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ciao. Ciao belli. Ciao. Ciao ciao. Mwah. From late afternoon until late into the night, we say buonasera, good afternoon or good evening. Buonasera. 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 All Italian greetings work just as well for goodbye. And, of course, there is arrivederci. 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 Ciao. 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 The city of Bologna has the oldest university in Europe. There's a lively student community, and it's easy to make friends. Come stai? How are you? Come va? How are things? Valentina, ciao, come va? Tutto bene, tu? Benissimo. Lucia, ciao cara. Ciao. Come stai? Sto bene, grazie. E tu? Bene, grazie. Ci vediamo presto. Sì, ciao. Ciao. When we want to be more formal with our greetings, we say come sta? How are you? Mi scusi il ritardo. Fa niente. Come sta Giovanni? Benissimo, e lei? Tutto bene, grazie. Allora andiamo. Signora Alberti, buongiorno. Signora Russo, buongiorno. Come sta? Molto bene, grazie. Lei? Bene, grazie. Sta andando in ufficio? Sì, monto a Luna. If we're talking to more than one person, we say, come state? How are you? Buongiorno, signori. Dottoressa Messina, buongiorno. Buongiorno. Come state? Bene, grazie. Lei? Molto bene, grazie. Arrivederla. Buona giornata. Come state? Sto bene, grazie. Benissimo, e lei? Non c'è male. Come state? How are you? Sto bene, grazie. I'm fine, thanks. Benissimo, e lei? I'm very well, and you? Non c'è male. Not bad. Italians call this city Red Bologna. Bologna la Rossa, not just for the color of its buildings. Una mattina mi son svegliato. Bologna has long been the spiritual home of the left, a political tradition which underpinned the resistance to fascism by the partisans in World War II. O partigiano,
portami via. Oh bella ciao, bella ciao. The memorial on the town hall is a moving testimony to those who died. Join the regulars at a nearby cafe and you may be lucky enough to meet a survivor. Mi chiamo Armando Vignoli, partigiano Pessi, comandante di battaglione. Mi chiamo. My name is. Mi chiamo Mazzoni Elena. Mi chiamo Marco Gonnella. Mi chiamo Gabriele Bertucci. Mi chiamo Alessandro Iori. Mi chiamo Alessia. E lei? Io sono la signora Marchetti. Io sono Ernesto. E tu come ti chiami? Mi chiamo Nunzio. Lei come si chiama? What's your name? Io sono la signora Marchetti. I'm Mrs. Marchetti. Less formally, we ask, come ti chiami? What's your name? Mi chiamo Mario. My name is Mario. Io sono Mattia. Mi chiamo Katia. Io mi chiamo Florinda. Mi chiamo Simona. Io mi chiamo Mirko. Mi chiamo Andrea. Rising above the holiday resorts of northern Tuscany are the Alpi Apuane, which have provided the region's lifeblood for over 2,000 years. Since the days when Michelangelo scoured these peaks for his precious marble, quarrying has become big business. Technology has vastly speeded up the processes, but nothing has changed the weather. Scorching heat in the summer, freezing in the winter. Quarrymen are a special breed. Mi chiamo Bertagna Alberto. Mi chiamo Franco Pierotti. Io mi chiamo Carlo. Getting the marble down the mountain has always been a daunting business. Oxen, canals, tractors and trains, they've tried everything. Now it comes down by road. The towns on the coast, like Pietrasanta, are where much of the stone carving is done. Artisans work from models or drawings given to them by sculptors and architects. Their creations travel far to cathedrals, airports, and stately homes all over the world. Back at Bologna University, revising for summer exams is also a chance to socialize. Piacere, pleased to meet you. Ciao bella. Ciao. Ciao, sono Federico. Come ti chiami? Sono Cristina, piacere. Piacere mio. Oh, ciao. Ciao. Maria, questa è la mia amica Valentina. Valentina, questa è Maria. Ciao, piacere. Piacere. Maddalena, ciao. Ciao, Irene. Come stai? Bene, ti presento un mio amico, lui è Marco, Maddalena. Piacere. Piacere. Ci vediamo stasera. Allora ci vediamo, ciao. Ciao. Ciao, buona serata anche a te. Come ti chiami? Io mi chiamo Nunzio e questa è la mia amica Elisabetta. Piacere. Piacere. Questo è Marco. This is Marco. Questa è Valentina. This is Valentina. Ti presento il mio amico Franco. This is my friend Franco. In business situations, Italians can be quite formal and use professional titles. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, professore. Professor Barolini, le presento la signora De Ventura. Piacere. E questo è l'ingegnere Verdoni. Piacere. 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 Prendiamo qualcosa da bere? Volentieri. To talk about nationality, we also use sono. Sono italiano for a man, sono italiana for a woman. Sono italiana. Sono argentino. Non sono italiana, sono inglese. Non sono inglese, sono scozzese. Sono mezza italiana, mezza francese. Sono tedesca, di Amburgo. Di dov'è? Sono inglese, sono di Londra. Di dov'è? Sono italiana. Sono di Roma. Di dov'è? Where are you from? Sono finlandese. I'm Finnish. Sono svedese. I'm Swedish. Sono norvegese di Oslo. I'm Norwegian.
from Oslo. An informal way of asking where someone comes from is di dove sei? Sono di Roma. Sono di Napoli. Sono di Parma. Sono di Bologna. Sono veronese. Io sono di Milano. Io sono della Puglia. La festa. Italians are proud of their roots and local traditions. And summer festivals are where they're most likely to be celebrated. In Gallicano, in Tuscany, it's an honor to be part of the team performing Il Gioco della Bandiera, the flag game. Communities in Italy are changing, and this festival has made a special effort to attract foreigners who've settled locally. Abito a Gallicano, però sono origine di Repubblica Ceca. Sono di origine somala, ma vivo da 14 anni qui a Gallicano. La festa dove si riuniscono tutti gli abitanti che sono da queste parti qui, dalle varie paesi, è una bella festa perché aiuta a far l'amicizia fra tutti i popoli. As you get to meet Italians, one of the topics that's certain to come up is what you do for a living. Faccio il barista. I'm a barman. Faccio il barista. Io faccio lavoro il marmo, faccio scultura. Sono un dentista. Io sono agente turistica. Lavoro in un'agenzia di viaggi. Io faccio il corridore professionista. Io sono un insegnante di aerobica, una ballerina. Che lavoro fa? Lavoro il marmo, faccio scultura. E lei? Sono insegnante. Io sono agente turistica. Che lavoro fa? What do you do for a living? Sono insegnante. I'm a teacher. Less formally, we say, che lavoro fai? Faccio il macchinista. I'm a machine operator. The lakeside at Torre del Lago in Tuscany is where the composer Puccini spent the latter part of his life. Every summer, il Festival Puccini performs his most famous operas. This year, Tosca, Madame Butterfly, and La Bohème. As festival deadlines draw near, the backstage workers start putting the sets in place. Che lavoro fa? Faccio il macchinista qui al teatro di Torre del Lago. The children rehearsing for their part in La Bohème are all from local schools. Singing, it seems, is the only thing an opera director doesn't do. Io faccio il regista, lo scenografo, il costumista e il lighting designer. Quasi tutto, ma non canto. Faccio il regista della nuova produzione di Madama Butterfly. Sono l'unica regista straniera che abbia mai lavorato in 46 edizioni del Festival Pucciniano e mi chiamo Vivian Hewitt, sono di Belfast. The fabulous setting which so inspired Puccini offers a unique atmosphere for enjoying opera. L'atmosfera può essere è una via di mezzo tra il magico della musica che trascina tutti e la leggerezza delle vacanze, perché qui si sta bene e la gente viene volentieri a fare il bagno a Torre del Lago, poco lontano da qui, a 2 minuti da qui dal lago, e in più però ha la possibilità di ascoltare le note di Puccini in questo luogo veramente stupendo. Quindi una via di mezzo tra il culturale, l'intellettuale e il godereccio. Piano! E tuo cuore martella! Via!
piano! Buonanotte, arrivederci. Ciao! Program, we meet guests at a grand summer wedding. We talk to Italians about their coffee habits, and we sample a variety of seasonal aperitivi. Prego, mi dica. Per me un martini. Per me una birra, per favore. Una birra, per favore. A beer, please. Italians love drinking, not to get drunk, but for the sheer pleasure of being amongst friends and being seen. The end of the working day is happy hour Italian style. Aperitivi, pre-dinner drinks, can start as early as 5 p.m. and last until around 9. Non-alcoholic aperitives, aperitivi analcolici, are just as popular as the stronger concoctions. Questo è un daiquiri frozen. Questo è succo di pompelmo. Bevo un martini. Bevo un Campari. Sto bevendo un frizzantino. Questo è un crodino analcolico. Prende un aperitivo? Would you like an aperitif? Prende un aperitivo? Volentieri. Un prosecco. E per lei? Prendo un aperitivo analcolico. Signore? Buonasera. Buonasera. Un prosecco, un aperitivo analcolico e un amaro. Certo, ve li porto subito. Grazie. Analcolico perché? Grazie. Prego. L'amaro? Per me, grazie. Prego. In Italy, cocktails are served with snacks, patatine, olive e un bicchiere d'acqua, usually sparkling, acqua gassata. Grazie. Cin cin. Che cosa prende? Io prendo un succo di pompelmo. Per lei? Per me un amaro, grazie. Arrivo subito. Che cosa prende? What will you have? Prendo un succo di pompelmo. I'll have a grapefruit juice. Per me un amaro, grazie. For me, a bitter, thank you. Bologna's Caffè Commercianti is a favorite haunt of artists and writers, and one of the places to be seen, drinking, of course, the specialities of the house. Fabio prepares un Dionisio, named after Dionysus, the god of pleasure. Succo di pompelmo. Dry London Gin. Shakerare. Campari Soda. Miscelare. Fetta di pompelmo. Ecco il Dionigi. For coffee lovers, Italy is heaven. Office workers often take theirs on the run, paying for it first at the cassa. Me un caffè, per favore. Grazie. Once you've got your receipt, lo scontrino, you take it to the bar and order what you want. Un caffè. But are Italians the coffee addicts they are made out to be? Just how many do they drink a day? Quanti caffè beve al giorno? Io bevo 3 caffè al giorno. 2 o 3? Di solito 2. 2 caffè al giorno. Un caffè alla mattina, un cappuccino verso le 11 e un altro caffè dopo mangiato verso l'1.
Io non prendo niente, non prendo. Perché ho dei problemi con la salute. For those who dare, caffè, small and black, is the top favorite with Italians. Caffè. Some bars offer seasonal specials like this caffè estivo, summer coffee, with whipped cream. È un caffè estivo. The weakest you can get is un latte macchiato, literally milk stained with coffee. Latte macchiato. Un corretto is with brandy or schnapps. Caffè corretto. Definitely for the strong-hearted. Prendo un cappuccino. I'll have a cappuccino. Prego. Un cappuccino, per favore. Un succo di frutta. Preferisce la pera, la pesca, la mela? Alla pesca. Per me è un caffè macchiato. Io prendo un latte macchiato. Ok, arrivo. You may want to pay when the drinks arrive. Offro io. I'll pay for them. Il cappuccino. E poi si potrebbe il latte macchiato. Che fanno in piazza questa sera. Il succo alla pesca. E il caffè macchiato. Sono 24.000. Offro io, okay. Grazie. Prego. Prego. Un succo alla pesca, un caffè macchiato e un tè con latte, per favore. Quant'è? Sono 24.000 lire. Un caffè macchiato e un tè con latte. A coffee with a little milk and tea with milk. Il conto, per favore. The bill, please. Or you can ask, quant'è? How much is it? Sono 24.000 lire. It's 24,000 lire. For quenching an afternoon thirst, there are fresh juices, spremute, cold tea, tè freddo, and granite, frozen drinks. Per me, una spremuta d'arancia, an orange juice for me. Buonasera, mi dica. Un tè freddo al limone, per favore. Per me un tè caldo con latte. E per me una spremuta d'arancia. Va bene, arrivo subito. Tè freddo. Tè caldo con il latte. Spremuta d'arancia. Sono 15.000 lire. Grazie a voi. La famiglia. In Italy, family life is changing fast. Despite the dictates of Catholicism, families with one or two children are now the norm. Italy's birth rate has declined faster than any other country in Europe. Children, I bambini, are cherished and often pampered. That hasn't changed. But it's not always la mamma who does the caring. Questo è mio figlio. This is my son. Mi chiamo Stefano e questo è mio figlio Elia. Mi chiamo Stefano, questo è mio figlio Alessandro, ha 5 anni. Io mi chiamo Stefano e sono un padre felice di due bei bimbi. Questa si chiama Esther, ha 4 anni. E questo si chiama Samuele e ha 6 anni. 6 anni, 6 years old. Asking someone's age is a good way to get them talking. Quanti anni hai? How old are you? Ho 14 anni. Ho 12 anni. Ho 25 anni. Ho 29 anni. Io ho 30 anni. Io? Ne ho 76. Another good opener is asking about brothers and sisters. Hai fratelli? Do you have brothers or sisters?
Non ho fratelli, sono figlia unica. Ho due sorelle che si chiamano Erika e Jennifer. Ho due sorelle. Una si chiama Viviana e ha 23 anni. Una si chiama Eleonora e ne ha 13. Non ho fratelli, sono figlia unica. E tu? Ho un fratello più grande di me e una sorella più piccola. Tua sorella quanti anni ha? Ha 20 anni. Hai bambini? Sì, ho una figlia di 2 anni. Ho una sorella più piccola. I've got a younger sister. Hai bambini? Do you have children? Ho una figlia. Si chiama Cinzia e ha 13 anni. I've got a daughter. She's called Cinzia and she's 13. Il matrimonio. Marriage in Italy is now far less likely to be once in a lifetime. More and more couples are opting for a civil wedding, often very informal affairs. You don't have to wear a hat, but this being Italy, you may splash out on shoes. If you're invited to a wedding, you're sure to get talking about relationships. Lei è sposato? No, convivo con la mia ragazza. Lei è fidanzata? No, sono sposata. Questo è mio marito Gianni. Lei è sposato? Are you married? Sì, sono sposato. Questa è mia moglie. Yes, I'm married. This is my wife. Lei è fidanzato? Are you engaged? No, convivo con la mia ragazza. No, I live with my girlfriend. Non sono sposato, sono fidanzato. Sono divorziata da tanti anni. Sono però fidanzata da 26 anni. Non sono sposato, convivo con una ragazza francese, Katia. Sono sposato, mia moglie Rita e basta, senza figli. Sono sposato con una bellissima italiana. In the mountains of northern Tuscany, we are invited to one of the grandest weddings of the season. The bride and groom come from two well-known doctors' families. But not all the guests are family. Some are friends of the couple, amici degli sposi. Io mi chiamo Alessandro, questo è mio amico Nicola e l'altro è mio amico Andrea. Io mi chiamo Fabio e questa è mia moglie Roberta. Io mi chiamo Cristina, questa è mia sorella che si chiama Linda. Il mio nome è Giovanna, sono una parente della sposa. Questa signora è la nonna della sposa e questa signora è la mia mamma, è la zia del padre della sposa. Io sono Luciana Poli, la mamma di Gianluca, dello sposo, e questo è mio marito Giuseppe Poli. The bride, la sposa, joins the groom, lo sposo, for the wedding ceremony. Carolina, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gianluca, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il corpo di Cristo.
In this program, we visit Bologna's greatest landmarks. We take a trip through Tuscany in Motorino. And we find out where people live and work. Dove abita? Abito a Firenze. Io abito a Bologna, in centro città. A Bologna, in centro città. In the center of Bologna. In the heat of the summer, Bologna's nightlife explodes onto the streets. Summer raves are regular events, a chance for the city's huge student population to let off steam. Bologna la dotta, Bologna the learned. Founded in the 12th century, the university is the oldest in Europe and proud of its achievements. Medicina, economia, jurisprudenza are among the subjects which attract students from all over Italy. Doing a degree can take years, 5, 6, 7 anni, that's quite normal. By the time you graduate, you've certainly earned your laurels. Sono studente, studio lingua a Bologna. Studio ingegneria meccanica qui a Bologna. Studio filosofia qua a Bologna. Io sono studente, studio economia. Bologna is the capital of Emilia-Romagna. It's a compact city built around the ancient Piazza Maggiore. This is the city's center stage where everything important happens, from political demonstrations to open-air concerts. It's right in the heart of Il Centro Storico. And the beautifully preserved buildings are worth exploring. The facade of the gigantic basilica was so ambitious, it was never finished. Inside the church are some rare treasures. Don't miss the extraordinary frescoes depicting a medieval vision of hell, l'inferno. The Basilica is a good place to start if you're trying to get your bearings in the city. La Basilica è lontana da qui? Is it far from here? Scusate, la Basilica di San Petronio è lontana da qui? No, è molto vicino, è lì in Piazza Maggiore. È molto vicino. It's very near. E dov'è la posta, per favore? È a 10 minuti a piedi, in Piazza Minghetti. È a 10 minuti a piedi. It's 10 minutes walk away in Piazza Minghetti. Grazie mille. Prego, buongiorno. Among the city's greatest attractions are its spectacular colonnades, I portici, 40 kilometers of them. The colonnades were originally built to make living space above them for all the students in the city. Today, if you live above these walkways, it's likely to be in un appartamento piccolissimo, a very small flat. Dove abita? Where do you live? Abito in un appartamento piccolissimo in Via dei Musei. Abito qui in un piccolo appartamento in Via Draperie. Abito a Bologna, vicino a Piazza Santo Stefano. Vivo a Bologna, vicino alle due torri. Vicino alle due torri, near the two towers. Abito in un palazzo, in via dell'Archiginnasio. In un palazzo, in a block of flats. Io abito con mamma e papà. Dove abita? Abito in un appartamento in via Draperie. E lei? Abito in una casa in periferia di Bologna. Io abito in un paesino vicino a Bologna. Abito in un appartamento vicino alla stazione. I live in a flat near the station. In periferia di Bologna. In the suburbs of Bologna. In un paesino vicino a Bologna. In a village near Bologna.
Abito a Bologna, vicino alla stazione, in via Fratelli Rosselli. Abitiamo in un paesino vicino a Bologna, Casalecchio. Abito in periferia di Bologna, sotto San Luca, dove c'è molto, molto verde. La periferia, the outskirts of the city. The powerhouse of modern Bologna is la Zona Fiera. Its imposing office blocks were designed by the architect Kenzo Tange. Bologna's enormous exhibition center has given the area its name. It's in La Zona Fiera that many Bolognesi work. Sono grafica pubblicitaria. Lavoro in un ufficio di Bologna, nella Zona Fiera. Sono un avvocato. Lavoro in uno studio legale. Io lavoro a un istituto di economia e commercio. Dove lavora? Lavoro in un ufficio commerciale. Lavoro per una ditta tessile. E lei? Io lavoro per il comune di Bologna. Dove lavora? Where do you work? Lavoro in un ufficio commerciale. I work in a commercial office. Lavoro per una ditta tessile. I work for a textile firm. Per il comune di Bologna. For Bologna Council. Lavoro per il British Council nel dipartimento di amministrazione. Io lavoro per una ditta che fa dei tendaggi. Io lavoro per il comune di Bologna. Faccio l'agente di polizia municipale. The lack of uniformity in business hours makes Italian time confusing. Morning, la mattina, is the best time to get your shopping done. The afternoon, il pomeriggio, hardly exists in some places. In midsummer, shops close for 2 to 3 hours at least. A che ora chiude? What time do you close? Aperto. Open. Giovedì pomeriggio, aperto. Open on Thursday afternoons. Orario continuato. Open all day. Most of us need a bank when they're closed. And in Italy, not all of them have a cash point outside. Un bancomat. Then you really need to ask. C'è un bancomat qui vicino? Is there a cash point near here? Mi scusi, c'è un bancomat qui vicino? Sì, deve andare sempre dritto. Poi deve girare a destra e il bancomat è lì a sinistra accanto all'albergo. Grazie. Prego. Deve andare sempre dritto. Poi deve girare a destra. Il bancomat è lì a sinistra, accanto all'albergo. Scusi, c'è un bancomat qui vicino? Sì. Vai sempre dritto, poi giri a destra. Il bancomat è lì a sinistra, accanto all'albergo. C'è una farmacia qui vicino? Sì. Prosegui sempre dritto. La farmacia è a sinistra, di fianco al tabaccaio. Vai sempre dritto. Go straight on. A sinistra, to the left. A destra, to the right. Accanto all'albergo, next to the hotel. Di fianco al tabaccaio, by the tobacconist. Scusami, sì? C'è una farmacia qua vicino. Sì, allora vai sempre dritto. Arrivata alla piazza, gira a sinistra. Prosegui sempre dritto, la farmacia è a sinistra, a fianco al tabaccaio. Grazie. Prego. Vai sempre dritto. Arrivata alla piazza, giri a sinistra. Prosegui sempre dritto. E la farmacia è a sinistra, di fianco al tabaccaio. Bologna doesn't live in the past. The former stock exchange, La Sala Borsa, is being transformed into a huge new space. The plan is to house books, interactive screens and internet, a library for everyone in the city to use.
The restoration of the painted interiors is immaculate. The team of restorers were all women, headed by Maria Garofoli. La squadra, diciamo, che ha lavorato qui, sei ragazzi, ha avuto una costanza e una determinazione, direi, fondamentale nell'esecuzione dei lavori. Hanno lavorato anche d'inverno con condizioni climatiche disagevoli, con il freddo per molte ore. E alla fine questo ha portato al risultato che possiamo vedere. Visible through the glass floor of the building are the city's Roman and medieval remains, offering everyone who comes here a real sense of the past. Bologna has museums and galleries to satisfy the hungriest culture vulture, but some of them do take a little hunting out. Dov'è la Galleria d'Arte? Where is the art gallery? Mi scusi, dov'è la Galleria d'Arte Maggiore, per favore? La Galleria d'Arte Maggiore, sì, è in via d'Azeglio, deve attraversare la piazza, poi girare a sinistra, andare sempre dritto e a 100 metri a destra c'è la Galleria d'Arte. È aperta oggi? Oggi è mercoledì, penso di sì. Grazie mille. Di niente. Deve attraversare la piazza, poi girare a sinistra. Deve andare sempre dritto. E a 100 metri a destra c'è la Galleria d'Arte. Scusi, per andare alla Galleria d'Arte deve attraversare la piazza. Deve girare a sinistra e a 100 metri c'è la Galleria d'Arte. È aperto oggi? Penso di sì. Grazie mille. Deve attraversare la piazza. You have to cross the square. A 100 metri c'è la Galleria d'Arte. The art gallery is 100 meters away. The open air and a sense of adventure. That's the appeal of traveling in motorino. For purists, though, the only motorino worth the trip is the legendary Vespa. After a tour through the mountains and villages of Tuscany, it's time to head down to the coast, to the town of Pietrasanta. Mi scusi, signore, per andare a Pietrasanta è molto lontano? No, 5 o 6 chilometri. Dovete andare sempre dritto e Pietrasanta è laggiù. È il primo paese, è molto facile. Grazie. Però mi raccomando, state attenti perché ci sono moltissime curve. Ciao, grazie. He was right to warn them, ci sono moltissime curve. Pietrasanta. Once Michelangelo worked here, and since then sculptors from all over the world have followed suit. Taking shape in the town's central piazza, an exhibition of work by the sculptor Fernando Botero. Program, a family who offer farmhouse hospitality in Tuscany, booking into a villa hotel in the mountains and buying food in the tastiest shops in Italy. Buongiorno, mi dica. Vorrei un etto di formaggio. Avete del prosciutto? Avete del prosciutto? Do you have any ham?
Bologna la Grassa, Bologna the Fat, is one of the city's nicknames. Few areas of Italy can boast such a wealth and variety of good food and such tantalizing shops to buy in. I Bolognesi have been famous for their pork meats and sausages since the Middle Ages. Bruno and Franco Salumeria is one of the best in Bologna. Il prosciutto, quanto costa? How much is the ham? Buongiorno. Buongiorno. Quel prosciutto di Parma, quanto costa? Questo? Sì. 52.000 lire al chilo. Allora mi dà due etti, per favore. Due etti, va bene. Due etti di prosciutto. 200 grams of ham. Dopo il prosciutto? Vorrei tre etti di quella mortadella. Tre etti di quella mortadella. 300 grams of that mortadella. Dopo la mortadella? Basta così, grazie. Ecco fatto. Può pagare alla cassa? Grazie. Grazie. Buona giornata. A lei. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Prego. 29.750 lire. Prego. Grazie. 40, 50. Grazie, arrivederci. Grazie a lei e buona giornata. Grazie. Quanto costa il salame? 30.000 lire al chilo. Mi dà due etti di salame. Dopo il salame? Vorrei tre etti di mortadella. Altro? Basta così. Quanto costa il salame? How much does the salami cost? Vorrei tre etti di mortadella. I'd like 300 grams of mortadella. Mi dà due etti di prosciutto? Can I have 200 grams of ham? Basta così. That's all. The market is a treasure trove of Italian produce. Verdura e frutta. What's good today? Cosa c'è di buono oggi? Ribes, lamponi, mirtilli. Che cosa sono? Zucchine. Ma le zucchine sono piccole. C'è piccole, grande. Queste zucchine siciliane. E fichi dalla goccia. Buoni. This is Italy, and tomatoes come in every variety. Vorrei un chilo di pomodori. I'd like a kilo of tomatoes. Buonasera. Buonasera. Vorrei un chilo di pomodori. Sì. Quale le do? Questi grandi o questi piccoli? Questi, grazie. Poi dopo? Mi dà mezzo chilo di zucchine. Quale le diamo? Questi o questi? Beh. Questi. Dopo? Cos'altro avete di buono? Abbiamo dei duroni speciali. Duroni are a popular variety of cherries, ciliegie. Poi dopo? Serve altro? Sto così, grazie. Va bene. Sono 15.000 così. Buonasera. Arrivederci. Mi dica. Mi dà mezzo chilo di zucchine. Un chilo di ciliegie, per favore. Dopo? Serve altro? Basta così, grazie. Mi dica, can I help you? Mi dà mezzo chilo di zucchine? Can I have half a kilo of zucchine? Un chilo di ciliegie. A kilo of cherries. Dopo? Serve altro? Anything else? Basta così, grazie. That's all, thank you. Formaggio, very mature parmesan. Parmigiano. Very fresh mozzarella. Or how about something different? You can always ask for a taste. Posso assaggiare? Can I have a taste?
Buongiorno. Buongiorno a lei. Desidera? Vorrei del formaggio un po' piccante. Del pecorino, signorina? Sì. Certo. Gradisce un assaggio? Sì, grazie. Questo è per lei. Grazie. Prego. Buono. Quanto ne desidera? Due etti. Quanto ne desidera? How much would you like? Poi bloccato. Gradisce altre cose? Sì. Avete del mascarpone fresco fresco? Certamente. Molto fresco e molto cremoso. Va bene. Certo. Quanto gliene occorre? Un etto. Le occorre altro? No, grazie, basta così. Grazie a lei. Si accomoda in cassa, poi torna da me. Grazie. Prego. Grazie. Grazie a lei. Ecco lo scontrino. Grazie a lei. Perfetto, questo è per lei. Grazie a lei, una felice giornata. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, arrivederci. Signorina, buongiorno. Viareggio is a classic example of an Italian resort and one of the oldest in the Mediterranean. It first became popular in the 1900s. Then all the buildings were wood, till a massive fire razed most of them to the ground. This one, now a shop, is the sole survivor. Many hotels were rebuilt in the 20s and 30s and retained their original charm. Italians call Art Nouveau lo stile Liberty, and some of the hotel interiors are beautifully preserved. As soon as you get off the beaten track, and it's a small hotel you're after, booking is essential. Vorrei prenotare una camera. I would like to book a room. Claudia and Kronos have fallen in love with the mountain town of Barga in northern Tuscany. They decide to call a local hotel. Villa Libano 0583 723789. Pronto? Buongiorno, vorrei prenotare una camera doppia per tre notti, per favore. Per quando? Stasera, mercoledì e giovedì. Volete una matrimoniale o due letti singoli? Una matrimoniale con doccia. Va bene. Quanto costa? Sono 100.000 lire con colazione. D'accordo. A dopo. Arrivederci. Vorrei prenotare una camera doppia. Volete una matrimoniale o due letti singoli? Una matrimoniale con doccia. Per quante notti? Per tre notti. Vorrei prenotare una camera doppia. I'd like to book a double room. Una matrimoniale con doccia. A room with a double bed and shower. Per tre notti. For three nights. Una camera doppia per stasera. A double room for tonight. Buonasera. 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 Abbiamo prenotato una camera doppia per stasera. Il suo nome? Marchi. Per tre notti, vero? Sì, possiamo pagare con carta di credito? Sì, certo. Avete la macchina? Sì, possiamo parcheggiare qui? Sì, davanti all'albergo. Mm-hmm. I vostri documenti, per favore. Sì. Abbiamo prenotato una camera doppia per stasera. Per tre notti, vero? Sì, per tre notti. Possiamo pagare con la carta di credito? Certamente. Possiamo parcheggiare qui? Sì, davanti all'albergo. Abbiamo prenotato una camera. We've booked a room. Possiamo pagare con la carta di credito? Can we pay by credit card? Possiamo parcheggiare qui? Can we park here? Ecco la chiave, la vostra camera è la numero 15 al primo piano. Grazie. Grazie. Camera 15 al primo piano. Con doccia. Con una bella vista. Le Alpi Apuane, the Apuan Alps.
Recent years have seen a huge rise in the number of people who want to get out of the cities and explore Italy's rugged and beautiful scenery. Seizing the opportunity to cater for their needs, more and more Italians are getting into the business of agriturismo, transforming old properties into farmhouse accommodation. Bracciacorti was a struggling farm. Bruno, a park warden and a local entrepreneur, was quick to spot its potential. When he and his family moved here, their dream was to create un agriturismo that would give them an income and offer guests a real taste of country living. Bracciacorti è un luogo che è rimasto praticamente incontaminato, è rimasto quello che era un secolo fa. E noi nel portare avanti questa attività cerchiamo nel limite del possibile di mantenere queste caratteristiche. Bracciacorti attracts Italians and foreign visitors alike, many of them are small groups who come to explore the region on foot or on mountain bikes. Everyone in the family has a role in the enterprise. Bruno's daughters take it in turn to help out with the housework or looking after their father's latest and most unusual venture, il campo del golf. Lavorare con la mia famiglia è una delle cose migliori del lavoro perché c'è una buona collaborazione, anche se a volte ci sono dei piccoli problemi familiari, però è una delle cose migliori di questo lavoro. The farming side of the enterprise enables them to grow much of what they need to feed themselves and their guests. Uva, fichi, pomodori, zucchini. A local farmer and his wife help out with the cultivation, and they also live on the property. Questa è la mia moglie Rita, la mia sorella Lilia e io Remo. Questo è tutto. Guests have healthy appetites, and Bruno's wife Anna makes sure they sample the best of regional cooking. Questi sono gli ingredienti per la zuppa che farò stasera. Home cooking aside, the biggest attraction of all is having the superb scenery of the Garfagnana right on your doorstep. In this program, we discover the secrets of handmade pasta. We order seafood in Viareggio. And we get around by train and by bus. C'è un pullman per Firenze? Sì, stasera alle 7. Troppo tardi. Andiamo in treno. Andiamo in treno. Let's go by train. Getting to Italy's great destinations by train is one of the cheapest and most efficient ways of traveling. There's a confusing variety of trains, from the fast Eurostar and Espresso to Interregionali and Intercity. If you go for a fast train, un rapido,
there's likely to be a supplement to pay. Un supplemento. Vorrei un biglietto per Genova. I'd like a ticket for Genova. Buonasera, vorrei un biglietto per Genova andata e ritorno. Once you got your ticket, you may want to check which platform you need. Da che binario parte il treno? Which platform does the train leave from? Mi scusi, da che binario parte il treno per Genova? Dal binario numero 3, deve utilizzare il sottopassaggio. E devo cambiare treno? No, è un rapido, ha pagato il supplemento? Sì, sì. Deve convalidare laggiù. Ah, grazie. A che ora parte il treno? Alle 16:45. Oh, grazie. You need to validate your ticket before you travel, or you risk a heavy fine. Vorrei due biglietti di andata e ritorno per Genova. Ecco, 30.000 lire per cortesia. A che ora parte il prossimo treno? Alle 10:30. Vorrei due biglietti di andata e ritorno per Genova. I'd like two return tickets to Genova. A che ora parte il prossimo treno? What time does the next train leave? Alle 10:30. At 10:30. Though Italy attracts 32 million tourists a year, it's still possible to get away from the crowds and explore places dating back to the Middle Ages. If you don't have a car, una macchina, you can get to many places in autobus, by bus, or in pullman, by coach. C'è un pullman per Lucca? Sì, ce n'è uno ogni ora. Quanto ci vuole per andare a Lucca? 2 ore. A che ora parte l'ultimo pullman di ritorno? Alle 22. C'è un pullman per Lucca? Is there a coach to Lucca? Quanto ci vuole per andare a Lucca? How long does it take to get to Lucca? A che ora parte l'ultimo pullman di ritorno? What time is the last coach back? Lunchtime, il pranzo. And time to retreat from the midday heat. Un ristorante generally serves a full menu with a choice of wines. Una trattoria is more likely to offer local cooking, cucina tipica. In summer, though, a salad, a sandwich or a field roll is lunch for busy Italians. Oggi sto mangiando una insalata con un sacco di formaggio molto buona. E poi abbiamo anche della mozzarella molto molto buona. Questo è un'insalata con ricotta, insalata di lattuga e ricotta. E questa è la birra. Questo è un panino al prosciutto crudo. Questo è un panino con melanzane e formaggio. E questo è un panino con rucola e mortadella. Oggi mangio prosciutto e melone, che è ottimo, fantastico. La pizza, Italy's favorite fast food. At the Gran Caffè Margherita in Viareggio, their toppings are the real thing. Andiamo a vedere in terra la rena mentre caspanfia la luna chi. Stracchino, soft cheese. Melanzane, aubergine, acciughe, anchovies, capperi, capers. La tarantella. La tarantella. Pizzas range from the traditional to the exotic. There's even one named after a rather famous former client. Oh, la pizza Puccini, e dentro c'è del radicchio e dello stracchino. E pomodori. È una pizza con capperi, acciughe, pomodoro e mozzarella. E si chiama Napoli. Sto mangiando una pizza Liberty con la mozzarella e le verdure grigliate.
Nestling in the fertile plains of Emilia-Romagna, Bologna is the pasta capital of Italy. Tortellini. Taglierine. Farfalle. Tagliatelle. There are hundreds of varieties of pasta and sauces whose subtle combinations of meat, cheese, herbs and seafood are endless. Ti piace la pasta? Do you like pasta? A me personalmente piace la pasta tipo spaghetti, la pasta lunga, spaghetti tagliatelle. Mi piacciono I rigatoni. In Bologna, pasta used to be made fresh every day. In this restaurant, they still do. Uno, due, tre, quattro. Making pasta by hand is a dying art, but not if Alessandro can help it. He and his sister Alessandra have started a pasta school that takes students from all over the world. Alessandro used to be a mechanic. What made him turn his hand to pasta? Ah, io ho imparato grazie a lei, perché proprio io di pasta non sapevo nulla. E fortunatamente lei ha avuto la pazienza, la capacità e la voglia di insegnarmi questo mestiere. Io ho imparato abbastanza benino grazie a lei e siamo qui che proviamo a insegnare anche agli altri con la stessa passione che ci mettiamo noi. The filling for the tortelloni is ricotta e spinaci. The shape is said to have been inspired by Venus's belly button. Alessandro can make 28 a minute. So, have the students passed the test? Sono stati molto bravi, sì. Sono molto buoni I tortelloni, sono stati bravi, sì. Mi associo, sono tutti promossi. The chance to savor food and scenery at the same time is half the fun of exploring Italy. Cosa prendono? What will you have? Buongiorno signori, cosa prendono? Che cosa ci consiglia? Abbiamo un'ottima insalata mista con carote, sedani, finocchi, ravanelli. La prendo, sembra deliziosa. Avete salumi locali? Sì, abbiamo prosciutto, salame e il famoso lardo di colonnata. Lo prendo. E da bere? Acqua minerale frizzante, per favore. E un quarto di vino rosso. Grazie, arrivo subito. L'insalata. E I salumi. Buon appetito. Grazie. Grazie. Che cosa prendono? Abbiamo un'ottima insalata mista. La prendo. Avete salumi locali? Sì, abbiamo prosciutto, salame. Io prendo I salumi. Da bere? Acqua minerale ed un quarto di vino rosso. Avete salumi locali? Do you have regional cold meats? Da bere? To drink? Acqua minerale e un quarto di vino rosso. Mineral water and a quarter liter of red wine. The Mediterranean coast whets the appetite for seafood. If the choice is difficult, you can always take the waiter's advice. Che cosa consiglia? What do you recommend? Siete pronti per ordinare? Che cosa consiglia per primo? Abbiamo una squisita insalata di mare con polipo e gamberetti oppure degli spaghetti alle vongole. Che cosa prendi? Per me l'insalata di mare. Non mi piace il pesce. Perché non prendi degli spaghetti al pomodoro? Sì, bene. E per lei? Per me spaghetti alle vongole.
Da bere? Un mezzo litro di vino bianco, un'aranciata e una bottiglia d'acqua naturale. Grazie, torno subito. Spaghetti alle vongole, la pasta al pomodoro e insalata di mare. Grazie. Per primo, che cosa consiglia? Abbiamo una squisita insalata di mare. Buona, la prendo. Per secondo? Per mia moglie il cacciucco, per me un'orata alla griglia. Come contorno? Un'insalata mista, grazie. Per primo, for the first course. Per secondo, for the second course. Come contorno, and to go with it? Un'insalata mista, a mixed salad. Per il secondo? Per mia moglie il cacciucco, per me un'orata alla griglia e per te? Una milanese. Sì, come contorno un po' di insalata. Un'insalata mista. Va bene. Patatine fritte. Va bene, torno subito. Siete già a questo caldo? Gran cacciucco alla via Regina, toletta alla milanese, la sua orata alla griglia. Grazie. Prego. Buon appetito. Grazie. Grazie. Gelati. Italy consumes 220,000 tons of them a year. Running una gelateria in a seaside resort has to be good business. Galliano's is a family enterprise dating back to the 1930s. The ice creams are all homemade. Cono o copetta? A cone or a tub? Crema e pistacchio. Sì, crema e pistacchio. Cono o copetta? Copetta. If you don't have a sweet tooth, there is even risotto ice cream. Galliano's gelati are sought after. The firm's owner, Enzo Vannozzi, has won many awards and is president of Italy's Academy of Ice Cream. For special occasions, he'll offer you his latest creation, rose petal ice cream. Questa è una rosa di gelato. In this program, we go shopping in Bologna's fabulous arcades. We join dancers at a club in Viareggio. And we explore the pleasures of the seaside. Mi piace nuotare. Mi piace giocare a calcio. Mi piace moltissimo il carnevale. Mi piace moltissimo il carnevale. I love carnival. The Spring Carnival in Viareggio is one of the most spectacular in Italy. It lasts for 3 weeks, and each Sunday colossal floats and effigies are paraded through the town. The carnival effigies take all year to make. Celebrities, politicians, local characters, and religious leaders. No one is sacred. After Carnival, Viareggio settles back into its normal self, a holiday resort with activities for everyone. Mi piace fare il surf.
I like surfing. A me piace fare surf, sciare d'inverno, vado su in montagna per sciare. E poi calcio, tutti gli sport, insomma, sono uno sportivo. Il calcio, giocare a calcio, to play football. Mi piace il calcio, penso come a quasi tutti gli italiani. Poi mi piace montare a cavallo, fare quindi equitazione. Montare a cavallo, to go horse riding. I miei hobby sono montare a cavallo, sono camminare in montagna e nuotare. Nuotare, swimming. I miei hobby sono di andare in piscina e fare pallavolo. I miei hobby sono nuotare e fare pallavolo. Mi piace giocare a calcio. Non mi piace molto il calcio. Preferisco camminare e sciare. I miei hobby sono nuotare e fare pallavolo. My hobbies are swimming and volleyball. Non mi piace molto il calcio. Preferisco camminare e sciare. I'm not too keen on football. I prefer walking and skiing. In Viareggio, the beach doesn't come free. It's divided up into dozens of stabilimenti, bathing stations, dating back to the 20s and 30s. The cost of a day on the beach depends on the facilities you want. An umbrella, un ombrellone, a recliner, una sdraio. Ci può dire i prezzi? Can you tell us the prices? Buongiorno! Buongiorno, come state? Bene, grazie. Ci può dire i prezzi? Sì, certo, sono 25.000 lire al giorno per un ombrellone. E la sdraio? Le sdraio sono incluse nel prezzo. Perfetto, e per una cabina? Una cabina costa 10.000 lire al giorno. Ecco le 35.000 lire. Grazie. Ecco la chiave per la cabina. C'è un ombrellone libero lì a destra. Buon divertimento. Grazie. Ci può dire i prezzi? Sono 25.000 lire al giorno per ombrellone. La sdraio è inclusa nel prezzo? Sì, certo. E per una cabina? Una cabina costa 10.000 lire al giorno. Sono 25.000 lire al giorno per un ombrellone. An umbrella is 25.000 lire a day. La sdraio è inclusa nel prezzo? Does that include the recliner? E per una cabina? And the changing room? Not everyone likes the beach. Io preferisco il lago. Andare in barca a vela, to go sailing. Fare il windsurf. I miei hobby sono il surf, la barca a vela, pescare e il calcio. When you're too old for football, you can always play cards. Giocare a carte. Andare in bicicletta, to go cycling. Nel parco mi piace moltissimo passeggiare, andare in bicicletta, ascoltare anche il canto degli uccelli, il frinire delle cicale, guardare i bimbi che giocano, tante cose. Arrampicare, climbing, a sport that's attracting more and more Italians in search of freedom and the open air, la libertà e l'aria aperta. Mi piace arrampicare, a parte quello, sciare, mare e basta. Io arrampico e basta. Mi piace arrampicare perché mi piace la natura, mi dà una sensazione di libertà e mi piace l'aria aperta. Italians are passionate about shopping and Bologna is a great place to do it. Thank you.
vestiti, scarpe, borse, camicette, pantaloni, profumi. Mi piace comprare i profumi, le borse, i vestiti e le scarpe. Mi piace comprare scarpe, vestiti e anellini d'argento. Mi piace comprare libri e poi mi piace comprare vestiti per mio figlio piccolo. Non mi piacciono i vestiti tristi, non mi piacciono i vestiti marroni. Mi piace comprare tutto quello che è bello, dagli occhiali alle scarpe, alle borse. Mi piacciono molto le cose belle. You may want to join Italians in the hunt for beautiful shoes. Belle scarpe. Vorrei provare queste. I'd like to try these. Salve, posso aiutarvi? Sì, vorrei provare queste. Il numero 38, per favore. Un momento, vado a cercarle. Come vanno? Sono un po' grandi. Proviamo il 37? Sì. Ti piacciono? Sì, ma il colore non mi convince. Di queste il 37 non ce l'ho più. Potrei avere queste, sono un po' più eleganti. D'accordo. Il colore mi piace molto di più. Mi piacciono molto. Calzano molto bene. Cosa pensi? Piacciono anche a me. Le prendo. Quanto costano? 438.000. Oddio, sono un po' care. E dai, mi faccio un regalo. Posso aiutarla? Vorrei provare il numero 38, per favore. Come vanno? Sono un po' grandi. Proviamo il 37. Mi piacciono di più. Calzano molto bene. Le prendo. Vorrei provare il numero 38. I'd like to try size 38. Sono un po' grandi. They're a bit big. Calzano molto bene. They fit very well. Mi piacciono di più. I like them better. La donna è mobile, qual piuma al vento. Looking good is an essential part of being Italian. It's all summed up in what we call bella figura. Fare bella figura vuol dire presentarsi bene alla gente, in ogni caso essere abbastanza gentile. Cercare di non essere fuori luogo, fuori posto, presentarsi a un funerale vestito come una showgirl. Essere sempre a posto con se stesso e con l'ambiente che ti circonda. Comportarsi bene, fare il meglio di se stessi. Presentarsi bene, stare bene con gli altri, sapersi comportare. Per me vuol dire molto anche apparire bene. Everyone likes to look their best for the evening passeggiata, a social ritual in every Italian city. Fare una passeggiata is a prelude to the rest of the evening's activities. La sera mi piace andare a fare una passeggiata con mia moglie. Prendo la mia signora per mano e andiamo a fare due passi. La sera di solito amo a fare una passeggiata in centro e esco verso le 10 di sera e rientro alle 2 di notte. La sera mi piace uscire con gli amici e andare a ballare. Andiamo a ballare a Viareggio in una discoteca.
Quanto costa l'entrata? How much is it to get in? Buonasera, quanto costa l'entrata? Sono 15.000 lire con la consumazione. Uno, prego. Grazie, a lei. Grazie. C'è lo sconto per ragazze? Le ragazze pagano 10.000 lire. Allora due ragazze, per favore. 20.000 lire. Grazie, ecco i biglietti. Grazie. C'è musica dal vivo? No, stasera no. C'è il latinoamericano. E a che ora finisce? Alle 3 più o meno. Va bene, due biglietti. 30.000. Grazie. Quanto costa l'entrata? Sono 15.000 lire con la consumazione. C'è lo sconto per ragazze? Le ragazze pagano 10.000 lire. Due biglietti, per favore. A che ora finisce? Alle 3 più o meno. C'è lo sconto per ragazze? Is there a discount for girls? Le ragazze pagano 10.000 lire. Girls pay 10.000 lire. A che ora finisce? At what time does it finish? Sono le 8 di sera e siamo al Teatro dell'Opera. Mi piace molto uscire con gli amici, andare a teatro, quando i musei sono aperti uscire e poterli visitare. Mi piace uscire con amici, andare al ristorante, fare serate fuori partecipando a feste. To round off a summer's night in Bologna, a journey in sound and light through the city's past. Well, continuing the Italian theme now on BBC Learning Zone for primary schools, an insight into the life and culture of the country from a child's point of view, being Italian. Capital of Italy. It's a big city and it's very near the sea. I'm Daniel. I came to live here 3 years ago with my family. And this is my friend Eduardo. Rome is so full of history. It's like a living museum. There are heaps of monuments and cool ruins to explore. Roma è piena di monumenti. Questo è il Foro Romano. C'è anche tanta gente. There's always lots of traffic, so it's very noisy. Roma è una città molto rumorosa e tanto caotica. But Rome can also be very quiet, tranquilla. I love the view from this hill, because you can see all of Rome from up here. There are lots of churches, chiese, and also the Vatican, which is a whole state in itself. It's where the Pope lives, and people come from all over the world to visit. The River Tiber, il Tevere, runs right through Rome. There's a castle, Castel Sant'Angelo, and it's surrounded by angels. Rome has hundreds of fountains, fontane, including a rather famous one. Questa è la fontana più famosa al mondo, la Fontana di Trevi.
They say if you throw a coin into the fountain, you'll always return to Rome. Ma cosa ci fanno con tutti quei soldi? I wonder what they do with all that money. I'm Bucky, and this is my friend Arianna. We like to hang out with the cool cats. Il mio posto preferito è quasi nascosto. This is the place where Julius Caesar was killed. And now it's a sanctuary for cats. Ci sono gatti di ogni colore. Neri e tigrati. Questo gatto ha tre colori. Nero, bianco e arancione. I'd love to take one home. Italy has the best ice cream in the world, gelato. And we eat it all year round. There are hundreds of flavors, gusti, which makes it very difficult to choose. Cioccolato, vaniglia, pistacchio, fragola e stracciatella. Buonissimo! The Romans are also famous for the many roads they built all over the Roman Empire. This is the Appia Antica. The Romans built it over 2,500 years ago. Back then, it was 330 miles long. Now, it's a bit shorter, but it's the perfect place for a walk. And as they say, all roads lead to Rome. Tutte le strade portano a Roma! This is my school. It's very near where I live, so I can walk here. Ciao! Ciao! I've got lots of friends here. Ciao! It's a primary school. Una scuola elementare. So there are children from age 6 to 11. È una scuola elementare e ci sono bambini da 6 a 11 anni. Siamo in ritardo! Andiamo! 8 e mezza. We're late. Questa è la mia classe e questa è la mia insegnante Ida. Buongiorno. Buongiorno. Bambini, aprite il libro di geografia, pagina 94. Mi piace la geografia. Dieci e mezza. Questa è la nostra sala informatica. Allora, a me piace la storia. A me piace la storia, però preferisco la matematica. A me piace l'inglese. A me piace la scienza. Mezzogiorno meno un quarto. Time for the gym, la palestra. First we have to walk, camminare. Then we have to run, correre. We exercise our legs, le gambe, and our arms. Le braccia. We often play basketball, pallacanestro. We also love playing tag, acchiapparella. After all that exercise, I'm hungry. Ho fame. L'una meno un quarto. Andiamo a pranzo. Ecco la cucina. This is our first course. Questa si chiama pasta con zucchine. Today, our second course is an Italian speciality, bresaola. Mi piace la bresaola. Poi mangiamo la frutta. After lunch, we go to the playground, il cortile.